Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Ancora una volta ci occupiamo delle vicende politiche teramane il giorno dopo la caduta dell'amministrazione guidata da Maurizio Brucchi. Ebbene, si aprono futuri scenari politici. Interviene prontamente il Partito Democratico Teramano che già traccia l'identikit del nuovo sindaco della città, mentre Brucchi continua a gridare al tradimento. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Colpito a cuore, tradito, fatto fuori ingiustamente e senza alcuna gratitudine dai suoi stessi alleati. Sono questi i sentimenti che agitano il dottor Maurizio Brucchi, ex sindaco di Teramo, che da oggi torna ad essere un medico dell'ospedale Mazzini a tempo pieno. Un'agonia politica che si trascina da oltre 2 anni e che ha portato ad una semiparalisi dell'amministrazione comunale proprio nel momento in cui Teramo avrebbe avuto più bisogno di stabilità e di idee per correre veloce e uscire fuori dal difficile momento storico che vive. Brucchi accomuna spesso la sua vicenda, quella di Giulio Cesare, accoltellato dai suoi fedelissimi e che non si fa scrupolo a chiamare per nome e cognome: Paolo Gatti, Mauro Di Dalmazio e Gianni Chiodi. Il noto modello Teramo, che ha deciso però di non riconoscersi più da tempo nell'operato politico di un sindaco che avrebbe scelto in questi anni di essere un uomo solo al comando. Ma proprio sul modello Teramo tuona il commissario comunale del Partito Democratico, Sandro Mariani. Sotto gli occhi di tutti c'è stata l'implosione, qualcuno oggi cerca di scaricare le colpe sul sindaco Brucchi, che è semplicemente la punta dell'iceberg, e pensiamo appunto che tutti si debbano assumere le proprie responsabilità. Ma questo ci interessa poco, stiamo guardando al futuro della città e soprattutto a individuare la giusta figura che metta, oltre che una buona dose di responsabilità, anche una buona dose di coraggio. Come dovrà essere questa nuova figura, secondo lei? Noi abbiamo delle idee, siamo convinti che non serve soltanto avere una figura che ci conduca alla vittoria, ma debba essere una figura che, come ho detto poco fa, che metta coraggio, perché questa città ha bisogno di un amministratore coraggioso. La fine dell'era Brucchi si conclude con un tristissimo messaggio che l'ex sindaco di Teramo posta sul suo profilo Facebook. Esco a testa alta, consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. La cosa più difficile sarà ora spiegare a mio figlio perché il suo papà non è più sindaco. Fossero tutti questi problemi. Ed è critico il giudizio del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, sulla caduta della giunta Brucchi a Teramo. Le divisioni all'interno della coalizione, dice Pagano, sono state una brutta pagina. Il servizio di Paolo Renzetti. Ma quando cade un sindaco, in particolare quando cade un sindaco di comune capoluogo, e tra l'altro cade anche per mano di alcuni consiglieri eletti nella sua maggioranza, è sempre una brutta pagina per la politica, è un pessimo segnale che si dà alla comunità locale e quindi un colpo alla politica in generale. Quindi io credo che, come dire, i suicidi collettivi bisogna sempre cercare di evitarli. Consiglieri di centrodestra che alcuni hanno fatto cadere il sindaco Brucchi, questo cosa vuol dire? Che all'interno del centrodestra a Teramo ci sono evidentemente dei problemi? Beh, è indubitabile che esistono dei problemi. Sono i consiglieri di una lista civica, per la verità, quindi non è un problema proprio direttamente di Forza Italia, anche se è una lista civica che fa capo a un consigliere regionale di Forza Italia. Hanno deciso di staccare la spina ad un sindaco che hanno sostenuto per 8 anni e mezzo, una lista che comunque ha fatto parte dell'esecutivo comunale con vari esponenti, con vari componenti, con tanti consiglieri comunali. Ora, che vi siano dei mal di pancia, diciamo così, dei problemi interni alla maggioranza a Teramo non è una novità, e che ci fossero delle difficoltà già a prescindere da questi consiglieri comunali, perché altri già negli anni passati e nei mesi passati avevano tolto, diciamo così, la fiducia al sindaco Brucchi, sta a significare che evidentemente un malessere c'era all'interno di quell'amministrazione comunale. Io però, dalle cose che ho sentito, non ho percepito questioni di natura squisitamente politica, ma più, come dire, nella incapacità di tenere in piedi una maggioranza, cosa onestamente sempre molto difficile, non solo a Teramo, ma in generale in tutte le amministrazioni, perché laddove esistono
tanti gruppi civici e i partiti politici hanno meno peso di un tempo, è chiaro che gli individualismi spesso prevalgono e quindi le regole di una politica secondo schemi tradizionali purtroppo non esistono più. Un appuntamento fisso da tenere alternativamente un anno a Pescara e un anno a Tirana, aperto a studenti, imprenditori, politici e amministratori per aprire un confronto globale sui modelli di sviluppo di realtà che distano meno di un'ora di aereo. La proposta è stata lanciata questa mattina all'Università di Pescara nel corso del secondo giorno della visita istituzionale in Abruzzo del sindaco di Tirana, Erion Vegliai, che ha partecipato a un incontro promosso dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso sullo sviluppo urbanistico della capitale albanese, passata dai 200.000 abitanti del 1991 al milione di abitanti di oggi. Una sfida che il primo cittadino ha portato avanti, seguendo un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. Un processo che ha visto protagonista anche l'Università d'Annunzio, che ha collaborato nell'elaborazione di numerosi progetti, oggetti di studio e dibattito a livello europeo. Nell'ottica della macro-regione Adriatico-Ionica, ha sottolineato D'Alfonso, saranno sempre di più le occasioni in cui l'Abruzzo e l'Albania potranno collaborare con reciproca soddisfazione. Penso alle qualità delle acque, alla difesa della costa, alla gestione della fauna ittica. Mi piacerebbe che si portasse avanti un'expertise sul fronte del rafforzamento amministrativo a beneficio sia dei cittadini sia della classe dirigente adriatica, che identifichi le competenze e le procedure così da accompagnare e stimolare nuovi investimenti e progetti comuni. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è stato ieri all'Aquila per la presentazione del libro I grandi discorsi che hanno cambiato la storia. È stata anche l'occasione per parlare delle dinamiche interne al Partito Democratico e della questione dei tribunali minori. Daniela Rosone. Il ministro della giustizia Andrea Orlando all'Aquila non si sbilancia sulle prossime politiche. Dopo il suo grande successo all'Aquila con la mozione Orlando in contrapposizione a quella renziana, la presenza in città, presentazione di un libro a parte, sa tanto di appoggio a qualche candidatura. Sulle prossime politiche ancora non ci sono evidentemente le idee chiare. Certo è che dopo le politiche, a seconda del risultato, la leadership del PD potrebbe essere seriamente messa in discussione. Le alleanze rispetto alle politiche, a suo giudizio Renzi avrebbe potuto far di più per allargare la coalizione? Non lo so, adesso lavoriamo fino in fondo per vedere di portare a casa un quadro più favorevole possibile, poi faremo una valutazione quando sarà convocata la direzione per fare questo tipo di analisi. Il nuovo cartello del presidente del Senato Pietro Grasso, che ha lasciato il PD raccogliendo molti consensi, il ministro la pensa così. Cosa pensa della scelta di Pietro Grasso? Una scelta legittima, prestigiosa. Il rimpianto è che questa personalità sia messa a disposizione di un pezzo del centrosinistra e non di tutto il centrosinistra. Sarebbe stata sicuramente una delle figure sulla quale puntare per un centrosinistra nel suo insieme competitivo e non invece un centrosinistra che diviso rischia di più. Ecco, le ha detto, lavorerete per le politiche, una volta fatte potrà essere messa in discussione a seconda del risultato la leadership nel PD. Adesso facciamo le elezioni, poi credo che questo sia l'impegno e l'ossessione che dobbiamo avere quotidianamente. E sui tribunali minori, per i quali ha incontrato nei giorni scorsi anche il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, Orlando dice si sta lavorando. Abbiamo insieme valutato l'opportunità che si prosegua il lavoro della commissione consigliare che si occupa di questo. Il presidente di Pangrazio ha indicato un percorso, io ho detto che daremo la massima attenzione a questo percorso. Sarà lutto cittadino a Bolognano in provincia di Pescara nel giorno dei funerali del bambino di 10 anni morto all'ospedale pediatrico Maier di Firenze. La giunta del sindaco Silvina Marra ha approvato l'apposita delibera. Non è ancora nota la data dei funerali, si attende che la salma venga riconsegnata ai familiari. I genitori del bimbo infatti hanno presentato un esposto e la procura ha subito aperto un fascicolo disponendo l'autopsia che era stata già richiesta dall'ospedale.
Il piccolo era stato ricoverato per un delicato intervento neurochirurgico, ma i medici del Maier in sala operatoria una ventina di giorni fa avevano avuto la sensazione che il bambino fosse affetto da una ben più grave patologia. Per questo l'operazione era stata sospesa, il bimbo era stato riportato in reparto. Durante la degenza era stato sottoposto a numerose indagini diagnostiche, comprese quelle genetiche, per verificare l'origine della patologia. La settimana scorsa le sue condizioni sarebbero peggiorate e i sanitari avrebbero deciso di sottoporlo a un secondo intervento che però lui non è riuscito a superare. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto sabato. Ricostruzione, pugno duro del Comune dell'Aquila sulla privata. A breve un elenco degli inadempienti che avranno 90 giorni per mettersi in regola, pena la revoca del contributo. Pugno duro del Comune sulla ricostruzione privata. Ci sono infatti ancora 108 pratiche della vecchia procedura ferme e Biondi, il sindaco, dice: per chi non è in regola sarà revocato il contributo. Ad una prima ricognizione infatti delle pratiche di ricostruzione relative alla cosiddetta vecchia procedura risultano ancora 108 posizioni ferme. L'importo è di circa 100 milioni. Provvedimenti bloccati per carenza di documentazione, nonostante siano già assegnatari del contributo massimo concedibile. A partire da gennaio 2018, ha detto il sindaco Biondi, che detiene anche la delega alla ricostruzione privata, sarà pubblicato l'elenco degli inadempienti e avranno 90 giorni di tempo per ottemperare. In caso contrario verrà avviato il procedimento di revoca del contributo con conseguente archiviazione. In quest'ultimo caso si renderà necessario riavviare il procedimento da capo con il modello parametrico. L'elenco è disponibile presso il servizio ricostruzione privata del Comune. Il referente è il geometra Gianfranco Scirri. Prendevano in affitto furgoni con i quali rubavano capi di abbigliamento nei centri commerciali e li restituivano dopo pochi giorni senza destare alcun sospetto. Nella rete dei carabinieri della compagnia di Pescara è finita una banda di 3 pescaresi denunciati per furto aggravato in concorso. I militari, grazie ai tracciati degli apparati GPS installati dal noleggiatore sui mezzi e analizzando i tabulati dei telefoni in uso ai malviventi, sono riusciti a ricostruire i 4 episodi per cui è indagato il terzetto. Il primo colpo solo tentato è avvenuto a Pineto, in provincia di Teramo, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso. Il secondo sempre a Pineto, consumato sempre la stessa notte, che fruttò un bottino di circa 70.000 euro. Gli altri due furti sono stati compiuti a Pianella, nel Pescarese, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, per un valore totale di circa 88.000 euro. Reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti della casa circondariale di San Donato. Il progetto, non il primo, è stato presentato oggi a Pescara presso il Tribunale, alla presenza tra gli altri del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. È un bel progetto di giustizia riparativa, è un progetto con il quale i detenuti mettono a disposizione gratuitamente la loro attività lavorativa per riparare lo strappo che hanno causato alla società, la ferita che hanno causato commettendo il reato. Quindi in un certo qual modo cercano di riparare e contemporaneamente, facendo un lavoro, inizia il percorso di risocializzazione. Io sono convinta che questi progetti favoriscano il reinserimento dei soggetti detenuti e contribuiscono a creare una società più sicura, perché ogni persona che ha commesso un reato, che riusciamo a reindirizzare verso una vita nella legalità, è un delinquente in meno in circolazione e quindi la nostra società è più sicura. Ormai la casa circondariale di San Donato è diventata un po' un'eccellenza in questo senso. Proprio eccellenza, ci sono tanti istituti che stanno lavorando in questo senso e credo che sia la direzione giusta. È giusto lavorare all'interno dell'istituto, ma poi bisogna, se parliamo di reinserimento sociale, proiettare questi detenuti anche all'esterno. Quindi ben vengano questi progetti di giustizia riparativa. Oltre al Comune abbiamo coinvolto, e questo ringrazio tantissimo, il Presidente del Tribunale, il Dottor Angelo Bozza, che ci ha coinvolto in questo progetto, dove il detenuto farà opera di digitalizzazione e archiviazione insieme con dei tutor professionisti appartenenti allo stesso Tribunale. Oltre a noi è coinvolto anche il Servizio Sociale, l'UEP di Pescara,
Parteciperanno anche detenuti in misura alternativa, in particolare in affidamento, detenuti messi alla prova. È nella Costituzione il fine rieducativo della pena, e questo si inserisce secondo me in maniera ideale, perché loro vengono a fornire qualcosa alla giustizia, cioè a quella giustizia che li ha condannati e che adesso li vuole ovviamente recuperare come prevede la Costituzione. Quindi noi ci crediamo fermamente, è un modo per aprirci sempre anche all'esterno come tribunale. I sindacati sul piede di guerra sulla questione sicurezza A24 e A25, interventi necessari, scrivono, e urgenti per evitare tragedie a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Le risorse vanno sbloccate subito, tuonano, vediamo. Durissimo l'intervento delle segreterie RSA Strada dei Parchi con Domenico Fontana, Saulo e Madonia sugli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura 24 e 25. Siamo al paradosso, scrivono, per cui una necessità ovvia, visto il rischio cui l'infrastruttura e quindi gli utenti sono esposti, una necessità ribadita in atti normativi, divenuta obbligo dopo apposito intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi ancora una volta esposta per effetto di procedimenti burocratici incomprensibili ed inaccettabili. Per chi quel rischio conosce, a ritardi o blocco dei cantieri dovuti non a carenza di risorse, ma a fattispecie ancor più grave ed inaccettabile, al mancato sblocco messo a disposizione delle stesse. In questi giorni scrivono ancora i sindacalisti, la collettività abruzzese alle prese con le notizie che riportano in primo piano le scellerate inadempienze purtroppo drammatiche e non recuperabili rispetto ai fatti dolorosissimi di Rigopiano, oltre al continuo riaffacciarsi del rischio sismico. Una tragedia fatta di sottovalutazioni e inadempienze. Noi pensiamo che tale condizione non possa e non debba ripetersi più. Le necessità di interventi tempestivi sull'infrastruttura sono noti, i cantieri avviati, tantissimi lavoratori impiegati, disagi da affrontare oggi per avere sicurezza domani, soprattutto lavori da terminare con le modalità previste negli atti normativi approntati, al fine di evitare di far ricadere il loro costo sugli utenti. Tutto ciò, scrivono ancora, in mancanza di provvedimenti che superino lo slittamento della messa a disposizione dei fondi, potrebbe risultare vano. Ovviamente i primi a pagare sarebbero i lavoratori impiegati nei cantieri, sicuramente vittime dei ritardi burocratici, pagherebbero però un prezzo salatissimo, due concetti basilari e rinunciabili. Sono la sicurezza collettiva ed il destino di quei territori attraversanti l'infrastruttura, della quale, come drammaticamente già dimostrato, dipendono. Noi come organizzazioni sindacali aziendali di Strada dei Parchi non possiamo tacere tale rischio, non possiamo per quanto esposto e non possiamo perché nella concessione operano circa 450 dipendenti che, oltre ad essere impattati dai destini della concessionaria, sono anch'essi fruitori dell'infrastruttura. Per questo e anche per avere notizie dell'iter ormai quadriennale dell'approvazione del piano economico finanziario dell'infrastruttura, abbiamo con urgenza richiesto di essere convocati presso il Ministero delle Infrastrutture. I cittadini meritano un'autostrada sicura e i dipendenti certezze. L'ASL di Teramo lancia un progetto sulla prevenzione di gravi malattie come il diabete e il cancro, che punta a migliorare l'alimentazione sui luoghi di lavoro. All'iniziativa aderiscono aziende pubbliche e private che hanno al loro interno punti di ristoro come mense, bar o distributori automatici di snack. Consumando frutta e verdura nei luoghi di lavoro si guadagna salute e si incide meno sulla spesa della sanità pubblica. Così l'ASL di Teramo, attraverso il proprio servizio di igiene degli alimenti, sta attuando un progetto alimentare come intervento di prevenzione. Una strategia che coinvolgerà le aziende, sia pubbliche che private, e che potranno accedere ad una piattaforma elettronica. L'iscrizione permetterà alle imprese con almeno 10 dipendenti e che al proprio interno hanno un punto di ristoro, bar o distributori automatici di snack, di poter usufruire delle linee guida alimentari elaborate dall'ASL di Teramo e pubblicate sulla piattaforma dedicata. A coniugare un corretto stile di vita assolutamente con una giusta alimentazione, portando e aumentando, incrementando il consumo di frutta e verdura anche nei posti di lavoro. Anche la Regione Abruzzo sta attuando una nuova governance sanitaria in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. Infatti nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 esiste uno specifico programma sulla corretta alimentazione che può prevenire malattie gravissime.
Tengo a sottolineare che l'Abruzzo ha concluso la sua fase commissariale per gli obiettivi di salute, raggiungendo soprattutto il grande traguardo degli screening oncologici e dunque anche della prevenzione. Qui si innesta una nuova attività, una nuova iniziativa di prevenzione riguardo agli stili di vita e in particolar modo l'alimentazione. C'è un piano nazionale, un piano regionale della prevenzione, si mettono finalmente in pratica, cioè in esecuzione, cioè le ASL gestiscono il piano della prevenzione e provano ad accordarsi con le imprese per facilitare il consumo di frutta e verdura, utilizzando ovviamente gli spazi di lavoro, le tecnologie collegate anche alla disponibilità dell'alimentazione stessa, cioè degli alimenti, e in particolar modo va ricordato che per quanto riguarda gli stili di vita e in questo caso l'alimentazione è il primo passo di una prevenzione fatta da te. Investire sul proprio stile di vita, sulla buona alimentazione, significa investire ovviamente su una qualità migliore della vita e una buona salute per una vita anche più lunga. Sport e integrazione, questo è il progetto dell'Istituto Comprensivo 6 di Pescara, dove tra i testimonial dell'iniziativa c'è stato anche il centrocampista del Pescara Mamadou Coulibaly. Nell'ambito della campagna educativa nazionale Campioni di Fair Play, realizzata con il progetto Sport e Integrazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questa mattina il 18enne centrocampista senegalese del Pescara Mamadou Coulibaly ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 di via Scarfoglio per parlare di integrazione e rispetto nel mondo del calcio. Il giocatore biancazzurro, nel corso del dibattito, non si è sottratto alle domande degli studenti sulle varie tematiche riguardanti l'integrazione, prima di rilasciare autografi e fare foto con i piccoli tifosi biancazzurri. Sì, ogni tanto ci vuole, perché i bambini pure a me mi piacciono tanto, di parlare, di scherzare con loro, tutti. È una bella cosa pure questo. Tu sei ormai da diverso tempo in Italia, ci sono tantissimi giocatori africani nei nostri campionati, ma ti sono capitati episodi di intolleranza razziale fino ad oggi in Italia? Ormai questo problema è superato? No, a me non mi è mai capitato così. A me mi hanno sempre trattato bene, sono stato sempre bene in Italia. Quindi un'iniziativa importante, e visto quanti ragazzi oggi con te chiedere autografi, insomma sei già diventato un beniamino anche dei tifosi del Pescara. Sì, ma io... è una bella cosa, sempre come le dico, perché con i bambini io sono sempre disponibile a fare tutto con la gente, pure tutto con i tifosi di Pescara, pure basta che sto bene e loro stanno bene pure. E questi progetti sono importanti anche perché è giusto che ci sia educazione negli stadi, sia in campo che sugli spalti. Ma sì, ma l'educazione è normale, perché io sono uno educato. Finché uno non mi manca di rispetto, non gli dico niente, io sono molto calmo, io sono molto tranquillo. E apriamo così anche la pagina dello sport, parliamo di Pescara, proprio Coulibaly sarà tra gli assenti della gara di venerdì a ore 18 al Manuzzi contro il Cesena. Altri assenti saranno ormai Lungo De Genti, Bovo, Balzano, Proietti, mancherà anche Campagnaro e poi sarà squalificato Perrotta. Sta bene Andrea Coda, che dopo l'infortunio di La Spezia è tornato regolarmente in gruppo, sarà quasi certamente lui ad affiancare Fornasier in difesa. Intanto è anche tempo di riflessioni in ottica mercato. Il DS Luca Leone, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi, ha fatto il punto della situazione circa le linee guida di gennaio. Vediamo. Ma per quanto riguarda noi, da un punto di vista dello sfoltimento della rosa, non penso che sarà difficile, perché magari, non so, i ragazzi che stanno giocando meno, alcuni sono di proprietà di alcune squadre importanti di Serie A, quindi non penso che faranno poca fatica. Noi dovremmo, ripeto, dovremmo cercare quei giocatori, uno, due, massimo giocatori che ci fanno fare il salto di qualità e che hanno voglia di venirci a dare una mano e che, come hai detto tu prima, ripeto, funzionali al progetto del Pescara. Ma io, che siano tanti, questi lo sapevamo dall'inizio, però purtroppo non è che il mercato a volte, non è che riesci a fare sempre quello che vuoi.
Poi parliamo sempre di ragazzi, non è che parliamo di oggetti. Noi poi avevamo dei ragazzi anche che erano con delle situazioni in piedi a livello di mercato, quindi poi se non sono state concluse non è colpa di nessuno. Però ecco, quando tu parli di difensori, purtroppo in questo momento è Bovo infortunato, Campagnaro purtroppo ha avuto dei problemi a Genova, se lo stesso Coda aveva fatto un inizio di campionato straordinario. Poi abbiamo Fornasier, abbiamo Perrotta, abbiamo il giovane Risalde. Secondo me sono tutti giocatori di assoluto valore, io sinceramente non li cambierei con nessuno in Serie B. Io non so quali siano i giocatori che abbiano in fronte scritto sono un giocatore di Zeman, sinceramente, però io parlo come addetto ai lavori, per me un giocatore bravo sta bene con qualsiasi allenatore, l'importante è che uno gli dica quello che deve fare e poi sta al giocatore mettere in pratica quelle che sono le idee dell'allenatore. E ora la Serie C, sono già punti salvezza pesanti quelli in palio sabato pomeriggio, ore 16.30 al Bonolis, il Teramo ospita il Fano avendo ora solo 5 punti di vantaggio dai marchigiani che dopo la vittoria con la Triestina ora condividono l'ultimo posto con il Sant'Arcangelo e possono accorciare ulteriormente le distanze dalla zona salvezza. I biancorossi cercano una vittoria che manca dal 14 ottobre. Teramo-Fano sarà diretta da Federico Fontani della sezione di Siena e questa partita sarà anche la prima in campionato per il portiere Lewandowski che sostituirà lo squalificato Calore, squalificato al pari del difensore Caidi. Per noi sabato è una vittoria, se vinciamo è una vittoria importante perché ci dobbiamo risalvare quest'anno, quindi giochiamo contro adesso l'ultima squadra, però loro vengono da 3 partite consecutive che hanno, cioè ultima hanno sbagliato solo, terza ultima hanno sbagliato solo rigore al 95esimo, quindi come, vale come un pareggio. Poi per me c'è un esordio in Lega Pro, entrando i professionisti, perché 2 partite in Coppa d'Italia non valgono come un esordio per me. Vabbè, io mi aspettavo sempre a ritrovarmi con la squadra, ad essere titolare. Poi Tommy ha iniziato a giocare bene, quindi normale che giocava sempre lui. Io sono stato tranquillo, mi allenavo sempre bene, quindi ci pensavo che il momento mio arriverà. Mo' è arrivato, quindi mi devo allenare bene adesso, questa settimana, e mi devo riprendere il posto mio, che giochiamo io e Tomas insieme. Quello per me può, questa partita per me può cambiare tanto, perché ormai non gioco da, come dico, non gioco da 3 mesi, se riprendo posto posso giocare fino al campionato, se no se non gioco bene rientro Tomas di nuovo. Quindi questa partita per me vale come oro. È difficile perché tutte squadre dal basso hanno vinto, quindi ci dobbiamo, questa settimana dobbiamo vincere pure per noi, per forza. Ci vogliamo preparare bene, poi che cosa succede al campo succede, però noi daremo tutto in questa partita. No, è un momento brutto perché per adesso, se non sbaglio, siamo in tranne 3-4 punti da ultimi in classifica, quindi è un momento brutto, però se riprendiamo bene possiamo fare tutto, noi anche giocare come primi in classifica. Quindi ci pensiamo solo per vincere sabato. Per la Serie D il presidente del Francavilla Gilberto Candeloro, ospite della trasmissione L'Abruzzo del Pallone, parla della situazione stadio e dell'eventualità di lasciare il Valle Anzuca per giocare le gare interne dei giallorossi in un altro impianto. Candeloro non esclude anche una collaborazione con il Pescara per condividere il futuro stadio biancazzurro. Ho avuto una grande stima per il sindaco, la stima in stand-by riprenderà esattamente com'era il giorno che deciderà di fare le scuse ufficiali, non a me se non vuole, ma al Francavilla Calcio e ai supporters. Da quel giorno avrò lo stesso affetto che ho avuto fino adesso. Abbiamo trovato uno stadio veramente in condizioni
disastrose. Le confesso che se l'avessi visto prima forse ci avrei ripensato un po' di più a prendere Francavilla, però poi siamo abituati, quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo rifatto gli spogliatoi, abbiamo rifatto le aree esterne, ritinteggiato tutto lo stadio e aperto questo, bonificandolo, questo settore. Abbiamo chiesto di avere noi la gestione, perché è più veloce, ogni lavoro bisogna fare, passare per il comune che ha i suoi tempi, e posso anche comprenderli per questo, sono impegnati in faccende senz'altro prioritarie rispetto al calcio. Dico che una città come Francavilla, che vive di immagine, vive di turismo, per lo stadio dovrebbe essere uno dei salotti, insieme con le piazze principali. Il sindaco Luciani aveva detto di avervi inviato una PEC con la proposta di affidamento del Valle Anzucco. Questo è stato dopo la partita con la Vastese, quindi non tempi recentissimi. Ah, quindi dopo, dopo il problema? Certamente, ah, okay. Certamente. Trovo indegno aver trovato uno stadio in quelle condizioni e trovo brutta, non uso parole più pesanti, che si permanga nella disattenzione nel mettere a posto, adesso che c'è una società solida con delle ambizioni, che fa la D per la prima volta dopo 21 anni. Però se questo non si può fare, le soluzioni sono molte. L'altro giorno alla presentazione dello stadio di Pescara ho proposto a Daniele Sebastiani, se parte, di investire con lui, potrebbe essere una bella novità e più vicino a Francavilla del Valle Anzuca, quindi fare insieme uno stadio di proprietà e per la prima volta uno stadio di proprietà condiviso, quindi che potrebbe giocare sia il Pescara che Francavilla utilizzandolo meglio. Ci sono altre soluzioni. Se ne parla della Pescara Arena che è stata presentata l'altro giorno, potrebbe avere anche una parte del Francavilla dentro. Perché no? Perché no? È una delle possibilità, potrei investire in questo stadio e potrebbe essere innovativo, dividere i costi ma avere anche dei ritorni maggiori. Noi abbiamo anche l'ambizione di passare tra i professionisti. Se il comune fa quello che deve fare, quindi azionare velocemente per avere l'agibilità definitiva, se mancano dei lavori li facciamo, se mancano 5 lampioni, abbiamo fatto così tante cose che impieghiamo 2 ore e mezza per installare 5 lampioni lì fuori, se lo fa bene, altrimenti nessuna controversia, andiamo a giocare da un'altra parte. Promesso ai tifosi di fargli entrare ancora 1 euro, perché per ripagarli parzialmente di questo lasciarli fuori della settimana scorsa, quindi in qualunque posto saremo potranno entrare 1 euro. 1 euro perché è impossibile fargli entrare gratis per legge, vuol dire che entrano gratis e per noi è una specie di rimborso morale. Questo indipendentemente se sarà Francavilla o Pescara o Ortona o Lanciano o quello che sarà. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime edizioni, quelle delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.